5 notti all'hotel di Greg. Ok, ragazzi, state attenti, mi raccomando che ci sono luci, sfarfagliamenti, eh. Bella l'insegna, mi piace. Per qualche ragione, hai lasciato casa tua e ti sei mosso in una nuova città per vivere. Hai un lavoro, ma non hai abbastanza soldi per comprarti una nuova casa. Quindi decidi di passare 5 notti al Grec Hotel. Così almeno puoi mettersi da parte qualche soldo per una nuova casa. Oh, salve caro, benvenuto al Grec Hotel. Come posso esserle d'aiuto? Sì, salve, vorrei una stanza per 5 notti, per favore. Certo, abbiamo una stanza libera al secondo piano. Ho detto, abbiamo una stanza libera al secondo piano. Ok, così, di qua. Ciuchino! No! Cosa ti hanno fatto? Ciuchino! Vedo cosa è questo. Questa è la nostra stanza. Dormiamo. Devo andare al bagno prima di dormire. Mi scusi, dov'è il bagno? Il bagno è al primo piano, al lato sinistro. Ah, stavo. Ok. Vai, pipì. Ah no, la seconda. Bravo, bravo, tira lo sciacquone e ci laviamo le manine. No, non ci laviamo le manine? Buonanotte a tutti. Fine notte 1. Notte 2. Bentornato! Com'è stata la giornata? Se non ti dispiace rispondermi. Ho lavorato molto duramente al lavoro che ho trovato. Non mi è rimasto molto per comprare una casa nuova. Ah, bene! In ogni caso, ho qualcosa da pulire, da fare, se non ti dispiace. Perché non posso farlo io. Perciò ti aiuterei, cioè mi aiuteresti? Ti potrei anche pagare. D'accordo. Ottimo, ottimo, ottimo. Vedi le scatole dietro di te? Sì, per favore, portale al piano di sopra, alla prima stanza. Va bene. Ah, una scatola per volta? One eternity later. Fatto. Fatto, Shrek. Cioè, volevo dire Greg. Ottimo lavoro. Ora puoi dormire. Ti pagherò domani. Buonanotte. Ah, buonanotte. Lavoro di collo, mamma mia. Bentornato. Come ho dormito la scorsa notte? Ma in realtà non molto bene, ho avuto un incubo. Ah, mi dispiace sentirlo. Spero che tu adesso stia bene, perché ho bisogno che tu faccia un altro lavoro per me stanotte. Voglio che porti fuori dalla stanza le scatole che hai portato su ieri. E pulire il bagno. Ok. Quindi nelle scatole c'è qualcosa che ci serve per pulire. E puliamoci. E puliamo. Vai. Dobbiamo pulire il bagno. Andiamo a pulire il bagno.
Andiamo a dormire. Corri, non guardare dietro di te. Corro, non c'è problema. Corro io. Mi sa che ci abbiamo Greg nel culo. Non guardare dietro, ma c'è un Shrek. Oh, è mezzanotte, è piena notte, signore, cosa fa ancora? Cosa fa ancora qua? Ho avuto un altro incubo, ma in ogni caso, dove eri prima? Dopo che ho pulito, tu te n'eri andato. Ah, mi dispiace, ma avevo delle cose da fare. Ho controllato il bagno, era veramente pulito. Ora vai a dormire che è tardi. Sì, andiamo a dormire. Andiamo. Molto bello comunque il quadro con gli occhiali in 3D. Molto fashion. Ok. Notte 3, andata. Notte 4. Torno più tardi? No? Greg? È tutto ok? Sì, va tutto bene. C'è solo un problema con la luce. Che sistemerò presto. Va bene. In ogni caso, vuoi che faccia qualcosa oggi? No, cioè, sì. Sei spaventato dal sangue? No, perché lo chiedi? Vai e prendi la scopa di nuovo e pulisci il casino in bagno. Ok. Ok. Greg, cosa hai fatto in bagno? Una signorina ha avuto il ciclo? Può capitare, eh. Capita, capita. Cioè, adesso, cioè, non è che dobbiamo arrabbiarci perché le signorine hanno il ciclo. No, ma Greg, non mi guarda così. Cioè, capita, il ciclo. Che cazzo sta succedendo qua? Devo andarmene da qua. Ci ha sberlato! Ci ha tirato il ceffone! Magari le backrooms no, raga, le backrooms no. Le backrooms no. Fammi uscire, grasso verde! Se collezioni 40 cipolle per me, ti farà uscire. Hai un minuto. Muovi il tuo culo o ti uccido. Che cazzo stai dicendo? No, ragazzi, ma che cazzo è? Aiuto! Ma non ce la farà mai! Lo schifo che ti fa andare nel backroom, sì, già! Sta arrivando.
Ce ne manca una! Ce ne manca una! Prendila! Sei sopravvissuto e hai finito il gioco. Grazie per averlo giocato. Prego.